possibilità, cerchiamo di impegnarci, perché però la politica sia ciò che deve essere, cioè questo impegno per il bene comune. Poi la politica è spesso percepita più per i suoi aspetti negativi, che è il clientelismo, la corruzione, gli interessi personali, il potere, i favoritismi, lo sperpero del denaro pubblico. Però se questo rimane il nostro punto di partenza, non contribuiamo al cambiamento. Partiamo invece da noi stessi e da chi ci sta attorno. E per esempio, come ci comportiamo noi da cittadini? Come ci rapportiamo con gli altri della nostra stessa comunità e con le istituzioni? Mettiamo in pratica i nostri doveri civici, a partire dalle piccole cose? Oppure partecipiamo per quanto ci è possibile alla vita della comunità civile? Dobbiamo essere consapevoli che la politica tornerà ad avere un senso se tutti noi torniamo a fare politica, perché questo è anche fare politica, ciascuno nel proprio ruolo. Oppure, quando vediamo in televisione un politico che ci sta un po' sullo stomaco, giriamo subito canale, magari perché non ci piace, no? Dovremmo provare invece ad ascoltare criticamente, senza assio, senza essere prevenuti, e anche se pensiamo che non siamo d'accordo con le affermazioni di cui si parla, stiamo attenti per scoprire se qualcosa invece si può anche condividere, anche solo in parte, oppure che potrebbe arricchire la nostra visione delle cose. E quindi un ascolto critico, anche dei politici non graditi, perché alla fine è quello che... Potremmo anche scoprire che non è tutto oro quello che luccica anche dalla nostra parte politica e che qualche critica mossa dagli altri potrebbe essere fondata. Quando parliamo con amici o colleghi o parenti o conoscenti, non puntiamo subito il dito con il negativo, no? Magari con frasi del tipo sono tutti uguali o non cambieranno mai, oppure tutto uno schifo, che sono le frasi diciamo più comuni che se ne di cui... Partiamo invece dalle necessità sociali, valorizzando le esperienze positive che conosciamo. Ogni considerazione positiva è già un piccolo antidoto contro la cattiva politica, perché provoca voglia di cambiamento, di impegno e non solo un senso di rabbia o di smarrimento o di disimpegno. E quando discutiamo, ascoltiamo gli altri senza pregiudizi, con mente e cuore aperti, donando il nostro pensiero, senza pensare però di essere gli unici possessori della verità e quindi essere, insomma, finché possibile, aperti veramente a questo confronto e evitando appunto questi giudizi e pregiudizi che spesso, diciamo, poi ostacolano anche la voglia di cambiamento che ci può essere nelle persone. In Italia c'è un particolare bisogno di rinnovare la classe politica. Alcuni sono impegnati direttamente, entrando nel partito più vicino al proprio modo di pensare e magari candidandosi alle elezioni amministrative con un partito o una lista civica. Anche senza questo tipo di impegno, però, possiamo avere a che fare con la politica in diversi modi, come cittadini, come genitori, come membri di associazioni. E quindi collaboriamo tutti, in particolare con gli amministratori di qualsiasi colore politico, avendo cura di intessere delle relazioni, di fare rete, non restando da soli, perché questo è un altro modo di cambiare le cose. E quindi si può iniziare a vivere questa fraternità, tutti questi concetti che vi ho detto, a partire dal proprio piccolo, quindi ascoltando, donando le proprie idee e considerazioni, rispettando quello che la pensa diversamente, accettando di poter cambiare idea se l'altro ci dà delle ragioni adeguate a cui non pensavamo. Perché un tessuto sociale più fraterno esprimerà probabilmente dei politici più fraterni anche e onesti. Perché se i cittadini pensano spesso male dei politici, anche i politici possono pensare che i cittadini siano tutti uguali e spinti solo dall'interesse particolare o personale. Quindi se non hanno una comunità che comunque coltiva questi valori, anche il politico può pensare altrettanto del cittadino. Questo non ci abbiamo mai fatto caso, però appunto... Ognuno di noi, se va a chiedere una cosa per sé, già non è rispetto al bene comune che fa una bella figura, no? Poi amare il partito altrui come il proprio, questo sarebbe... Sì, ogni partito ha una sua vocazione,
rappresenta certi gruppi di interesse, sia in senso, positivo e legittimo, gruppi di interesse, no? Quindi non una cosa negativa, perché ha una certa visione politica, risponde a certi bisogni della società in cui è nato e rappresenta una possibilità concreta di partecipazione diretta nel formulare le scelte di governo della comunità. Dobbiamo guardare i politici con questo sguardo, pensando alla loro vocazione e non solo ai comportamenti del politico oggi, ma a quel qualcosa che lo ha spinto ad occuparsi anche della politica, no? E ad impegnarsi direttamente. Anche quando uno di essi, un politico, propone una soluzione per noi inaccettabile, chiediamoci a quale bisogno cerca di rispondere e se quel bisogno è sufficientemente presente nella nostra visione o in quella del partito che abbiamo votato. Però rifuggiamo ogni discorso teso a delegittimare il partito avverso. Se poi sentiamo una forte appartenenza ad un certo partito, pensiamo che dietro un'idea o una soluzione ci sono dei fratelli che la condividono, con cui dobbiamo sempre comunque cercare il dialogo e quindi comporre anche i conflitti d'unità con questo dialogo. Perché in politica non c'è nessuno che possa dire di avere l'unica visione giusta e se lo dice c'è da preoccuparsi, perché nessuno di noi è depositario, no, della verità in questo senso. C'è da preoccuparsi perché una democrazia è sempre fatta di tante voci, è plurale, no? Per cui abbiamo... E il conflitto, se è vissuto bene, è positivo per la società, in quanto arricchisce la visione parziale degli uni con la visione degli altri. E quindi, perché non diventi uno scontro distruttivo, occorrono il dialogo e l'ascolto. E anche quando non troveremo una sintesi unitaria e vincerà la soluzione della maggioranza, essa comunque si sarà arricchita almeno un po' di visioni diverse. Poi, nonostante il dialogo e i rapporti costruiti con chi la pensa diversamente, alla fine dobbiamo fare una scelta personale quando andiamo a votare. Poi andrete fra qualche giorno, quindi comunque è una scelta che dobbiamo ponderare, dobbiamo motivare, no? E quindi dobbiamo sempre fare un discernimento personale, proprio perché poi votare non è tanto una tifoseria, cioè voto perché faccio il tifo per questo o per quello, no? In senso molto, cioè non viene stabilito, dicevamo, con un dialogo in un bar fra gli amici, no? Ognuno di noi deve valutare veramente, discernere. Cerchiamo di analizzare le liste alla ricerca di candidati affidabili e dalle storie personali trasparenti, per esempio. Cerchiamo un candidato vicino alle nostre aspettative, di cui abbiamo fiducia, parliamogli anche prima del voto, sentiamo quello che ha da dire. Poi non so, qui forse i dibattiti in TV, non so, non credo che sia, il comune troppo piccolino. Fidiamoci anche del parere di persone che stimiamo, però dobbiamo sempre trovare delle motivazioni per una scelta consapevole. Sarà più... E quindi diciamo che forse questa tornata elettorale per voi può essere il modo per, diciamo, per iniziare un percorso di partecipazione più attiva, più consapevole, no? Perché la consapevolezza prima del voto deve continuare anche dopo, con chiunque andrà, diciamo, ad amministrare la città. E quindi, per esempio, da questo punto di vista il Movimento Politico per l'Unità propone, insomma, che anche dopo si crei un rapporto continuativo con l'amministrazione, si faccia una sorta di patto fra l'eletto e l'elettore, in modo tale che con una cadenza, diciamo così, anche semestrale, mensile, insomma, ognuno secondo le proprie esigenze, però che l'eletto, che chi è stato eletto abbia sempre un contatto con i cittadini, no? A prescindere se abbiano votato per quel candidato o meno, naturalmente, però in modo che ci sia sempre questo confronto. E quindi da una parte anche i cittadini lo possono proporre a chi amministra la città, no? Di avere questo confronto costante anche su quello che c'è da fare per il bene comune, in questo caso del vostro territorio. E questo, diciamo, questi sono degli spunti molto anche, ecco, che, da cui uno può iniziare personalmente, cioè non è un lavoro difficile.
sentendo questo dovere civico, no? Dell'impegno da cittadini. Però ditemi quello che pensate voi anche. Io pensavo questo, che diciamo che oggi qui l'evento elettorale è prossimo, quindi ci sarebbero due livelli di discorso da fare, no? Un discorso è quello connesso al fatto elettorale e un altro quello generale. Rispetto all'evento elettorale ci sono, come emergeva già, due aspetti. Uno, il voto consapevole, no? Quindi quello che almeno è questo, che c'è il voto che viene esercitato sia un voto non dettato da appartenenze, da rapporti familiari, da altri motivi ancora peggiori, insomma, no? Ma anche invece sia un voto consapevole, cioè votare una persona che si stima, di cui si ha fiducia, con cui ci sono dei rapporti, si sa che andando lì potrebbe testimoniare quei valori di cui siamo, che si condividono con quella persona. Questo presupporrebbe magari un lavoro a monte, appunto, che sarebbe quello di far sì che ci sia una comunità di persone che condividono certi valori e che da questa comunità poi promana un candidato, no? Quindi rompere quello schema a cui siamo ormai abituati, perché quello che ci viene proposto dalla televisione, dall'andamento della politica attuale in Italia, e far sì appunto che si riparta dal basso, la politica parta dal basso, no? Quindi c'è una comunità che vive e da cui poi che elabora dei valori e delle idee, da questi valori e queste idee esce poi una persona che si impegna a portarli nella pubblica amministrazione, no? Quindi il primo passo sarebbe quello del voto consapevole. Dopodiché, come si diceva, questo rapporto con l'eletto, appunto quello di il patto fatto a monte, che è un patto vicendevole, cioè da una parte il candidato si impegna a rispettare nella sua vita di pubblico amministratore quei valori per testimoniare i quali si è candidato, dall'altra parte i cittadini si impegnano a non chiedere nulla di personale, di particolare, di categoria, di gruppo, no? E quindi di lasciar libero a quel punto il pubblico amministratore di testimoniare lì dove è andato quello che deve fare, quindi senza dover pensare che deve per forza favorire chi lo ha votato, insomma, no? Questa sarebbe la gratuità del voto pure, no? E questo sarebbe il fatto elettorale pure semplice, a cui poi si aggrega l'impegno a collaborare con l'amministrazione pubblica a prescindere da chi ha vinto, insomma, no? E questo si entra appunto nell'ambito della cittadinanza attiva, quella che non c'è un periodo particolare per viverla, ma è quotidiano. E qua penso che il valore comune sia quello della fede, perlomeno, no? Cioè c'è un impegno cristiano che, come anche Papa Francesco sta ribadendo continuamente, non può non diventare impegno sociale, no? E quindi impegno politico. E che cosa può voler dire? Vuol dire appunto quello che diceva prima Patrizia, cioè farsi carico di ciò che non è un fatto mio privato, farsi carico del pubblico. Da noi il concetto di pubblico non esiste, ciò che è fuori di casa non è di nessuno, non è di tutti, no? Questo è l'errore che si fa, e quindi acquisire questa mentalità del pubblico e allora rendersi conto che nelle nostre città ci sono tanti problemi, e farsi carico di questi problemi come cittadini, no? E trovare soluzioni che possono essere anche soluzioni che non coinvolgono la pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione dovrebbe fare ciò che i cittadini da soli non fanno, non è che deve fare tutto la pubblica amministrazione, per cui ci sono problemi che possono proprio non arrivare a livello di sindaco, di assessori o comunque di funzionari comunali, potrebbero anche essere risolti privatamente, cioè attraverso l'azione dei cittadini. Farsi carico di questo e trovare soluzioni, dove le soluzioni coinvolgono la pubblica amministrazione, proporre alla pubblica amministrazione non l'aspetto critico, cioè dell'evento che non va, la strada rotta, la spazzatura non raccolta, quante cose sappiamo di ogni nostra città, no? Ma dire c'è questo problema, noi pensavamo di risolverlo così, no? Si potrebbe fare in questo modo e noi siamo anche pronti a impegnarci a farlo, quindi offrire al pubblico amministratore questo riscontro immediato, quindi creare il dialogo con il pubblico amministratore, no? Quindi sentirsi responsabili delle cose che non funzionano nella propria città, non dipendono, non è colpa del sindaco se le cose non vanno bene, anche perché
un sindaco che arriva oggi, un consigliere comunale che arriva oggi, non può avere responsabilità per le cose passate, né può avere responsabilità se non risolve le cose che i problemi che ci sono. In un convegno ho sentito una frase che mi è rimasta impressa, che è questa, che la grandezza di un'amministrazione pubblica, soprattutto a livello comunale, non sta nel aggiustare strade, nel fare marciapiedi, nel fare ville comunali, ma nel creare il senso della comunità all'interno di una città. Far sì cioè che la gente stia in piedi da sola e che non ha bisogno del politico più o meno bravo che risolve i problemi. E l'altra cosa è questa, una caratteristica della nostra terra è che abbiamo comuni piccoli. E questo è un vantaggio, perché se noi ci ponessimo il problema del grande problematica a livello nazionale o mondiale, chiaramente non possiamo fare nulla. No? Ci dicevamo prima in macchina, per esempio, anche tutte le tematiche molto complicate che sono in questo momento all'esame del Parlamento, eccetera, eccetera. Noi non è che potremmo cambiare nulla, per esempio noi di Aconia qua, no? Però quel problema che c'è ad Aconia lo possiamo risolvere. E c'è l'esperienza fatta in tanti posti che è questo e che poi stimola all'impegno, e che in un paese come Curinga, in una città come Curinga, un'azione fatta dai cittadini, inquadrando un problema della città, piccolo, no? Ma risolto, ha subito l'effetto immediato, cioè non è che ti bisogna aspettare chissà che cosa, tu vedi subito che quella problematica è stata risolta ed è merito tuo, è merito di questo gruppo di persone che hanno lavorato. No? Io ho un'esperienza personale, io sono stato amministratore anni fa a Vibo, e quando c'ero io, fra le altre cose, alcuni ha fatto il consiglio comunale dei ragazzi. No? È una cosa molto impegnativa, può sembrare una stupidaggine, ma è una cosa che è stata fatta. Era la seconda città d'Italia a farlo. No? Abbiamo fatto come una cosa interessante, perché poteva coinvolgere i giovani, la seguivamo con molta serietà e attenzione, però la vivevamo a livello cittadino, chiaramente. No? Dopodiché sono stati fatti due sondaggi a livello nazionale in quel periodo, uno dalla Repubblica e l'altro dalla Famiglia Cristiana, quindi posizioni molto distinte. E Vibo è risultata la seconda città d'Italia in misura di bambino. E le interviste erano fatte ai bambini, ai ragazzi. No? Quindi praticamente si vede come la risposta c'è poi. No? Un'azione, se uno butta la pietra nell'acqua, si muove l'acqua, non resta più... E quindi questo, uscire fuori di casa e darsi da fare, questo qua. Io penso, insomma, ovviamente ci sono tanti spunti alle riflessioni, insomma, che sono state fatte stasera. Certamente distinguerei, no, le dinamiche che ci sono a livello nazionale e quelle poi a livello locale. A livello nazionale, oggettivamente, credo che, come dire, qualche pregiudizio uno se lo crea, no? Già basta la legge elettorale con la quale abbiamo votato. E credo che davvero ci sarebbe da riflettere un attimo sul contesto che stiamo vivendo. Ecco. Quindi quello è un aspetto sicuramente che crea, perlomeno a me, notevole perplessità. Però così è. Speriamo, insomma, ci sia la forza di fare qualche cambiamento da questo punto di vista, perché non credo sia da paese civile avere una legge elettorale di questo tipo, insomma, ecco. A livello locale chiaramente le dinamiche sono molto diverse. La nostra comunità poi ora si trova alla vigilia del voto ed è una comunità che sta dimostrando comunque partecipazione, insomma, se ci sono più di 40 persone che sono messe in gioco per amministrare questo paese. Nella convinzione comunque che in effetti è cambiato anche il contesto sociale in cui, secondo me, oggi gli interessi di parte o gli interessi individuali non si possono più soddisfare, se non si soddisfano in un contesto molto più ampio, quindi collettivo. Quindi da questo punto di vista sono molto fiducioso. Altro aspetto che credo stia cambiando notevolmente anche il modo, l'approccio, è il grande strumento che è diventato la rete, no? Ovviamente quel movimento di Grillo non poteva avere assolutamente il risultato che ha avuto se non ci fosse stato questo strumento straordinario. Quindi questo facilita notevolmente anche il contatto con la classe politica, tra virgolette.
Ci sono dei, insomma, su internet possiamo monitorare come votano i nostri deputati, possiamo verificare le presenze. Abbiamo il grande lavoro, per esempio, di Cesare, che ci consente di vedere poi in continuazione i programmi, per esempio in questo caso a livello locale i programmi, i dibattiti che comunque ci sono stati in questi giorni. Quindi credo che sicuramente molte cose stiano cambiando. E io in questo vedo molte cose pure positive, quindi un po' di fiducia ce l'ho in questo. Chiudo. E grazie ovviamente al lavoro che fa Cesare Cesario. Ecco. Salve, io mi chiamo Giulio e non faccio parte della comunità di Curing. Diciamo che ogni tanto lo sono di adozione ormai, nel periodo delle fragole sta diventando, e quindi diciamo che nelle dinamiche prettamente della vostra comunità non posso entrare, però anch'io nel mio paese, in Sardegna, voterò il prossimo weekend. E anche se non sono candidato in una lista, ho partecipato alla stesura di un progetto, mi sono messo in gioco e non mi sono candidato per altri fattori che me lo rendevano impossibile. Però è stata un'esperienza che mi è piaciuta molto, perché io ho una grande passione per la politica e quello che oggi mi colpisce negativamente è questo additare contro la politica come una cosa assolutamente negativa, cioè tutti quelli che hanno avuto esperienze politiche sono quasi criminali, quindi oggi a me spaventa un po' che sia diciamo un valore da verificare il fatto di non aver mai fatto politica, il fatto di non essersi mai messi in gioco, perché questa cosa dell'essere tutti uguali io la sto soffrendo un pochino, e la soffro perché io ho una fortissima ideologia, altra parola che oggi viene un po' bandita ai vocabolari come qualcosa di aberrante. Io ho una fortissima ideologia da prima di nascere e continuo a portarla avanti, ecco, con convinzione. Quello che posso dire a livello nazionale è che tutto il discorso dell'unità della politica, io aggiungo nelle differenze, almeno a livello diciamo nazionale, che è quello che io posso poi analizzare, per me funziona in questo modo. Fino a che ci sono delle forti distanze, anche dei forti contrasti e delle forti discussioni, ma tra persone civili che si riconoscono come tali e che si rispettano, allora diciamo che ognuno porta avanti le sue politiche convintamente, però poi magari c'è pure che discuto, mi scorno, però dopo che finisce la questione andiamo anche a prenderci qualcosa insieme, ecco. Questo è un ambiente che qualche decennio fa esisteva, diciamo. Purtroppo io a livello nazionale oggi obiettivamente questo discorso lo vedo purtroppo inapplicabile, perché da 20 anni abbiamo assistito a una demolizione della cultura, abbiamo assistito a una demolizione della politica, abbiamo assistito alla politica fatta da personaggi che non hanno avuto nessun tipo di rispetto per le stesse istituzioni della democrazia. E quindi in questa situazione applicare questo paradigma per me risulta molto difficile. E invece posso dire che a livello comunale del mio paese, così chiudo, 5 anni fa ci fu una campagna elettorale terrificante, fatta non di programmi, ma di buttare addosso al candidato avversario, ma in un modo molto velenoso. Quest'anno invece le cose sono cambiate molto, nonostante diciamo in campo ci siano 5 liste,
varie ideologie e persone che, insomma, come me, anche da altre parti, diciamo, magari che la pensano differentemente da me, però sono fortemente convinte delle proprie idee. E io ho trovato un clima che si era serenato per il fatto che proprio magari persone con una passione come la mia, con un'età come la mia o poco più, ci siamo messi in tutte e cinque le liste e abbiamo portato questo clima di sì, non andiamo magari d'accordo su alcune cose, però possiamo parlarci, possiamo rispettarci e nel momento in cui chi vincerà farà una proposta utile alla comunità, allora potremo anche farla tutti insieme. Questo a livello nazionale, per quanto mi riguarda personalmente, non, in questo momento non andrò ad abbracciare nessuno perché diciamo che è molto pericoloso, ecco. E questo è quanto. Grazie comunque per gli spunti che avete portato qua. Dunque è interessante questo incontro, soprattutto in questo momento, perché fra qualche giorno andremo a votare, però prima stavo ascoltando, cioè dare la nostra fiducia, bisogna dare la nostra fiducia alle persone magari che la meritano, anche per il loro passato, il loro trascorso e via scorrendo. Ormai mi sembra però, soprattutto a livello comunale, che i temi trattati siano soltanto quelli economici. Cioè non si parla più molte volte della persona, dei rapporti interpersonali, del rapporto tra elettore e amministratore. E si finisce solo a parlare di cose economiche. Mentre fino a qualche anno fa c'erano i famosi partiti, le ideologie, allora uno magari si poteva confrontare su alcuni aspetti. Ormai, secondo me, si è impoverito anche in questo senso, perché la politica non può essere vista soltanto da un punto di vista economico e risolvere tutti i problemi in maniera economica. Questo qua. Diciamo che non ci interessiamo molto, perché ancora non siamo entrati nel merito della politica o di votare o di mandare qualcuno ad amministrarci. Mi ha colpito però quello che ha detto il signore sul partito, non ho capito se è un partito o un gruppo di giovani. Di ragazzi, no? Perché si potrebbe anche proporre al nuovo sindaco che verrà siamo tanti anche che facciamo parte del movimento dei focolari, quindi partecipare un po' alla vita politica non ci farebbe male. Già cominciare a dividere le nostre idee, perché adesso idee come ora non ne abbiamo, quindi cercare di magari di portare avanti qualche cosa per magari riprendere il nostro paese, perché ormai diciamo che sta andando allo sbando completamente. Vabbè, no, l'esperienza del Consiglio Comunale dei ragazzi praticamente viene eletto un Consiglio Comunale uguale a quello degli adulti, però fra i ragazzi. All'epoca si facevano le elezioni nella scuola media inferiore, no? Potrebbe essere anche una scuola superiore. Per cui per esempio a Biblio c'erano 40 consiglieri comunali, i quali poi eleggevano il sindaco. E quindi così come c'era il consiglio comunale di giovani, con il sindaco di adulti, con il sindaco degli adulti, c'era anche il consiglio comunale dei giovani col sindaco giovane, e che il quale rappresentava la città al pari del sindaco adulto. Quindi in manifestazioni ufficiali c'era il sindaco con la fascia e c'era il sindaco giovane con la fascia pure. Mi ricordo che una volta venne a Vibo l'erede dei Borbone a visitare il castello di Vibo, perché è un castello antico, e quando scese alla macchina questo signore si trovò davanti due sindaci, uno
che poi il nostro sindaco era 1,90 m alto, con la fascia, e un ragazzino con la fascia. E poi mi è sceso, la prima cosa che ha detto è: questo chi è? Allora il sindaco gli ha presentato, ha detto: lui rappresenta i ragazzi di Vibo, è qui per salutarvi a nome dei ragazzi di Vibo. Quindi il senso era questo, no? Però anche con iniziative concrete. Però al di là della struttura, quello che potrebbe portare fuori un'esperienza convissuta, un'esperienza che nasce da una comunità viva, no? Quale potrebbe essere? Per esempio, un giorno in cui l'amministrazione comunale deve fare delle scelte in materia di verde pubblico, di impianti sportivi, no? Allora, l'impianto sportivo, per esempio, io non ne usufruisco, o magari mi vado a vedere la partita, ma certo non gioco, no? Allora, pensare che un consigliere comunale di 50-60 anni o di 70 anni scelga lui per una cosa che non è per lui ma per i giovani, no? È una cosa che si fa, è così, è previsto, ma sarebbe molto bello se per esempio una scelta di questo tipo venisse condivisa con i giovani, quindi una forma di rivoluzione, perché ci vuole fantasia per cambiare le cose. Una forma di rivoluzione potrebbe essere far sì che una comunità viva proponga all'amministrazione comunale, ogni volta che ci la prendono scelte di questo tipo, di interpellare i giovani, per esempio, no? O interpellare l'altra categoria, gli anziani, no? Quando si fa qualcosa per gli anziani, è inutile che la sceglie un consigliere comunale di 30 anni, per esempio, o un sindaco di 30 anni, è bene sentire chi ne deve usufruire, no? Sono dei meccanismi che magari potrebbero essere logici, però non esistono, no? Nella pratica non si attuano. E invece sono quei meccanismi che sarebbero la soluzione ai problemi della politica nazionale, che si può però sperimentare in piccolo a livello comunale, quello cioè di creare il rapporto fra chi amministra e chi è amministrato, no? Il consigliere comunale, il sindaco che viene eletto, non deve restare solo lì, perché poi è anche un problema che resti solo, no? Ma deve essere sempre e costantemente in rapporto con l'elettorato, in modo tale da avere il confronto pure, no? E allora in questo modo, per esempio sollecitando attività di questo tipo, per esempio devo scegliere se come fare una villa comunale, allora io coinvolgo i ragazzi del paese per vedere cosa serve a loro, no? Questo diventa quel meccanismo che crea il rapporto, no? Si riempiono quegli spazi vuoti che ci sono adesso fra il popolo e chi amministra. In questo momento c'è un enorme vallone invalicabile, c'è chi li sta di qua e c'è chi li sta di qua. Se questo vallone lo riempiamo, cominciamo a piantarci alberi sopra, in questo modo cambia tutto. Quindi ci vuole fantasia, ma anche impegno da parte di tutti noi. E in questa è una chiamata all'impegno che non esonera nessuno, cioè a prescindere dall'età, anche i ragazzi, perché relativamente ai problemi che vivono i ragazzi, la soluzione la possono trovare solo i ragazzi, non la possono trovare gli adulti, no? Certo, avendo un dialogo con gli adulti che sono incaricati di questo, no? E di esperienze così ce ne sono tante, penso, no? E sarebbe bello, e poi la cosa bella è vedere che uno fa questo passo e poi trova la soluzione, si attua e dice: l'abbiamo fatto insieme, no? E poi a questo punto Guringa diventa un simbolo. Ci sono tante città in Italia e nel mondo, no? Che i cui amministratori hanno aderito al progetto Fraternità del Movimento dei Focolari. C'è un'associazione addirittura di città, no? Si chiamano, sì, Città per la Fraternità, no? I cui amministratori sono impegnati a vivere in questo modo, a fare le cose in questo modo. No? E sono tante, sono decine e decine, anche città note, anche qua italiane, no? Ultimamente a Genova, mi pare, è stata, sì. Genova. È stata un'esperienza molto grossa pure quella. Quindi c'è solo bisogno di qualcuno che faccia il passo, che cominci a farlo, che esca di casa, non pensi più al proprio orticello, e poi che lo proponga ai propri amministratori, individuando magari fra gli amministratori quello che è sensibile a queste cose. A me è capitato una volta, per dirvi questo fatto del verde, per dirvi come funziona. Da cittadino sono andato una volta al comune per un certo problema, conoscevo l'assessore che doveva decidere certe cose, e quando sono andato a lui ho visto che sul tavolo suo c'era il progetto l'area verde di un quartiere della città, di un quartiere nuovo della città, no? Allora io provocatoriamente gli ho detto: che ti serve questa cosa? Perché ce l'hai tu?
Cioè, come, perché? Io sono l'assessore del ramo, devo decidere questa cosa qua. Dice, e tu chi senti? Sei tu l'assessore, che significa? Ma io sono preposto. Ma non è che sei tu. Questo è il quartiere, come si chiama? Il quartiere tal dettaglio. Allora sono i ragazzi di quel quartiere che devono decidere, non sei tu che devi decidere. Allora la reazione sua non è stata, dice, ma che sta dicendo? Ma si è infervorato, perché ha pensato a una cosa nuova. E allora subito mi ha detto, che dovrei fare? Ogni quartiere ha una scuola media, vai alla scuola media, glielo porti, chiedi che si riunisca il consiglio di istituto, l'assemblea dei ragazzi, e discutere il suo progetto. E questo era euforico, felicissimo di questa cosa. E questo si può fare dappertutto, non c'è bisogno di grandi... Ma il consiglio comunale dei ragazzi deve essere maggiorenne o può essere anche minorenne? Poi volevo dire un'altra cosa. Per i ragazzi, per esempio, 2 anni fa abbiamo fatto a Cutro, la vostra età, quindi non votavano, una scuola di politica, perché almeno abbiamo, diciamo, cercato di trasmettere come si fa a fare politica nella scuola, perché anche nella scuola leggete, insomma, no? C'è un modo per partecipare. Però poi loro stessi si sono sentiti di fare qualcosa per il loro comune, per la città. E a Cutro eravamo, insomma, avevamo fatto un bel gruppetto di giovani della vostra età e abbiamo fatto delle lezioni mensili, siamo andati a turno, io, Ferdinando e altre persone, insomma, che sono esperte in questo campo, e abbiamo cercato di fare sia una parte concreta di come si fa a partecipare e sia, diciamo, dare un po' di teoria anche che cosa significa fare politica, la politica vista però secondo questi principi che io vi ho detto, no? Perché le altre le vediamo tutti i giorni. E devo dire che i ragazzi sono stati contentissimi, quindi c'è sempre, diciamo, un modo anche alla vostra età per partecipare, no? Se avete il desiderio, per chi lo desidera, perché poi comunque anche quello è un interesse che uno deve avere. Poi anche c'è l'Associazione dei Comuni per la Fraternità, che questa è una cosa, per esempio, che potete pensare di proporre alla vostra futura amministrazione, di aderire a questa associazione. Cioè c'è un modus, diciamo, operandi per aderire, cioè almeno credere nella fraternità e nei concetti. C'è uno statuto a cui si aderisce, e aderisce il sindaco, tutta l'amministrazione, però tutto il comune si impegna a vivere secondo questi principi, ed è un'associazione che è stata fatta proprio ispirata dallo spirito del Movimento dei Focolari, però è indipendente, diciamo, come è solo di sindaci e di comuni, quindi è proprio una cosa che secondo me potreste provare a vedere se vi interessa, insomma. 2 anni fa siamo stati in una cittadina, Loppiano, proprio qui in Italia, e in questa cittadina era, diciamo, caratterizzata dal modo di vivere gli abitanti. Questi abitanti vivevano secondo la fratellanza, secondo il rispetto, e, diciamo, cercavano di applicare quella che era anche la fede della religione cristiana. Però non soltanto questo, cercavano comunque di aiutare il prossimo, cercavano di vivere anche per il prossimo. E questa è una cittadina che comunque non era abitata soltanto da persone che erano nate in quel posto, ma andavano persone anche, diciamo, da altri paesi o addirittura altre nazioni, proprio per conoscere questa realtà che era diversa, magari persone con la stessa ideologia, ma persone che proprio non conoscevano l'ideologia di questa gente, per conoscere il loro modo di pensare, il loro modo di vivere, e quindi, diciamo, interessarsi a conoscere un qualcosa di nuovo. Forse solo per curiosità qualcuno lo faceva, però, diciamo, questa nuova ideologia magari potrebbe anche colpire la gente, potrebbe anche essere un insegnamento per tutte le altre realtà, tutti gli altri comuni, le città, ma anche per un singolo cittadino stesso, a partire da un genitore, che potrebbe anche, diciamo, di vivere questa realtà da un punto di vista educativo, di educare il proprio figlio secondo questa ideologia, e secondo l'amicizia e il rispetto, però anche da un politico, dal sindaco per esempio, che potrebbe, diciamo, decidere di collaborare di sua volontà con il cittadino, decidere far sì che il cittadino possa intervenire in quelle che sono comunque le decisioni politiche che lo stesso sindaco è portato a prendere. Perciò far sì che ci sia una collaborazione, come diceva il Signore prima, che questo vuoto tra politici e cittadini venga colmato. Però non soltanto, diciamo, un passo fatto dal cittadino,
c'è anche, diciamo, un'amministrazione, un sindaco che deve essere pronto, secondo me, ad accoglierlo. Io pensavo proprio questo, no? E che proprio sento sta cosa qua, no? Di diventare cittadino attivo, cittadino che partecipa, no? Alle problematiche del mio comune, interloquire con quello che sarà il nuovo sindaco, con la nuova amministrazione, no? Essere proprio, insomma, partecipe con i problemi del, anche perché, come diceva Ferdinando prima, ecco, il mio non è solo il mio giardino, ma il mio è anche la strada, no? Il marciapiede, la rete dell'acquedotto, insomma, la spiaggia, abbiamo la fortuna di avere il mare, la montagna, no? E quindi il mio è tutto, no? Non è solo il mio giardino così, o il mio lavoro. E quindi cercare proprio, no, di far crescere il mio comune, no? A misura d'uomo, no? Che, insomma, tante volte sento anche in televisione che parlano di qualche comune, anche piccolo, no? Di qualche cittadina, anche piccola, dove si distingue, per dire, non perché qualcosa di eccezionale, ma perché magari è un paese vivibile, no? Un paese dove le piccole cose funzionino, no? Non che ci sia una cosa eclatante dove è successa, no? Ma che funzioni il paese, che tutto sia a misura di adulto, a misura di ragazzo, a misura di bambino, no? E quindi questo, diciamo, ecco, da questo incontro così, ecco, io questo incontro, diciamo, abbiamo preso spunto da quello che ci siamo detti con Ferdinando, però lui, con Ferdinando, no? Abbiamo parlato un tempo fa, così un po', no? E così ed è stata scattata questa molla, no? Di coinvolgere più persone, no? E di creare questo, di colmare questo vuoto, di creare questa rete tra cittadino e amministrazione. Ecco, che ci sia proprio questo dialogo, no? Che non sia una cosa fredda dove io vado a chiedere un certificato, una cosa, no? L'impiegato o l'amministratore cerca di magari di accontentarmi, oppure mi dice che non è possibile e finisce là, no? Ma che sia un dialogo costruttivo, un dialogo, no? Dove ci si può confrontare sulle problematiche che abbiamo. Perché se no, insomma, con queste politiche che abbiamo anche a livello nazionale, cioè aspettare che il sindaco mi risolva il problema, penso che non ci porti da nessuna parte, no? Essere proprio così, insomma, attivi, essere propositivi, no? Essere dei cristiani, ecco, io uso questo termine perché, insomma, non sono un cristiano vero, no? Un cristiano che ci tiene al verde, ci tiene, no, a quello che il Signore ci ha donato e che non vada perso, no? E questo qua, ecco, io mi dispiace perché c'è soltanto Massimo, ma avevamo invitato anche qualcun altro di qualche altra lista, proprio, no, per cominciare a creare questa rete, questo dialogo, questo, no? Anche, sia con quello che sarà la maggioranza, ma anche con quello che sarà, diciamo, l'opposizione, no? Perché giustamente ci deve essere un dialogo costruttivo con tutti, non soltanto con una parte e con l'altra. Questo qua, insomma, era quello che sentivo di, no? Nicola, cioè, questo chiaro di luna che stiamo vivendo adesso, i comuni non hanno un euro da spendere, a qualunque livello. E credo che questa sia paradossalmente una situazione favorevole per chi va ad amministrare, perché non ha la possibilità di pensare a grandi progetti o grandi cose, deve partire invece da quello che si diceva, cioè creare la comunità, no? Si può dedicare a questo invece di pensare all'acquedotto, tal dettaglio oppure la cosa, no? E qual è il criterio? Una cosa che è fondamentale, avere presenti gli ultimi, si dice, no? I problemi degli ultimi. Pensavo mentre parlavamo prima, io vedo a Vibo alla posta i pensionati che vanno a ritirare la pensione, sono 80 vecchi là dentro in piedi e 10 sedie, no? Una comunità attenta, un'amministrazione attenta fa sì che
si trovano in altre 70 sedie, insomma, per esempio, no? Fare in modo che la gente che aspetta di prendere la pensione quantomeno sia seduta. Ma è una stupidaggine, sì, ma cambia la vita, cambia la qualità della vita, deve cambiare la qualità della vita, questo è il punto fondamentale. Se noi operiamo per far cambiare a tutti la qualità della vita abbiamo risolto tutto, perché poi il resto, si diceva che tutte le scienze dell'uomo, comprese quelle sociali, quindi anche la politica, hanno un solo fine, di rendere felice l'uomo. No, se l'uomo non è felice vuol dire che non si stanno realizzando queste cose. E allora se riusciamo a fare iniziative che rendono felice anche un ragazzo, un anziano, una cosa, abbiamo realizzato tutto il senso della politica a Curigno. Volete dire qualche altra cosa? No. Va bene. Possiamo chiudere. Noi vi ringraziamo e quello che speriamo è che si possa fare poi in futuro un incontro con la futura amministrazione, proprio per cominciare a creare proprio un ponte, no? Quello che si parlava. E quindi ecco questo, un grazie. Ci auguriamo ecco, in futuro